Buongiorno Gianluca e benvenuto al nostro caffè. Allora, Buongiorno, grazie Francesco. io oggi vorrei parlare di un concetto che mi incuriosisce molto con te, che è il tema del rapporto tra l'ambiente, inteso in senso molto lato e complesso, e il cervello. Mi spiego anche per chi ci ascolta. Uno dei concetti più, come dire, più nuovi, virgolette, e comunque oramai consolidati, no? Nelle neuroscienze, nella psichiatria, nella psicologia, è il fatto che il cervello non è un qualcosa di bloccato e immutabile. Non solo acquisisce informazioni, e questo è ovvio, acquisisce memoria delle cose, impara, ma anche può letteralmente modificarsi in rapporto con l'ambiente. Cioè, c'è una plasticità cerebrale che fa sì che noi non abbiamo lo stesso cervello da quando nasciamo a quando moriamo, ma questo cambia e molto cambia il rapporto con l'ambiente per questa plasticità, no? Che è una delle ragioni per cui sono visti anche, come dire, si dà una spiegazione dell'effetto reale, per esempio, dell'intervento psicoterapico, no? Che modifica il cervello, per dirne una, no? Però l'ambiente tendenzialmente interagisce col cervello in maniera forte e potente. Vogliamo parlarne un po'? Ti ringrazio molto per questa domanda. È uno dei temi che a me personalmente appassiona di più, però bisogna citare una delle grandi rivoluzioni che secondo me c'è stata nell'ambito della neurobiologia, delle neuroscienze, che è stata sicuramente quella promossa da Rita, dalla nostra Rita Levi-Montalcini. Sapete che intorno agli anni 50 accadeva che la Montalcini si imbarcasse proprio qui da Genova. Insieme a Renato Dulbecco alla volta degli Stati Uniti, poi uno andava appunto a Bloomington rispettivamente a Dulbecco e la Montalcini a St. Louis. Perché parlo della Montalcini? Perché è proprio grazie agli studi che lei mise in moto e promosse che poi fu possibile cambiare, giungere a modificare completamente la visione che noi avevamo del nostro sistema nervoso centrale. Si pensava prima della Montalcini che non ci fosse organo e sistema più statico rispetto al cervello. E poi si capì tutt'altro, si comprese grazie alla scoperta dei primi fattori di crescita a livello del sistema nervoso, e parlo naturalmente dell'NGF che fu scoperto proprio dalla Montalcini, che il cervello era una struttura estremamente dinamica e questo cambiò completamente la visione che noi avevamo delle cose. Essendo una struttura estremamente dinamica, viene modificata in tutto e per tutto dall'ambiente nel quale viviamo. Ed esistono, attraverso i cinque assunti di Eric Kandel, che sono stati ben descritti da Eric Kandel, premio Nobel per la medicina, tutta una serie di modalità attraverso le quali possiamo anche dimostrare che il vivere in un certo tipo di ambiente influenza profondamente non solo la funzione, ma anche la struttura del nostro sistema nervoso centrale. Cioè, il fatto di vivere certi tipi di situazione diversifica ovviamente le storie dei nostri pazienti e di tutti noi, ma soprattutto diversifica la struttura e soprattutto la neuroplasticità del nostro cervello. Ecco, tiriamo fuori questo termine fondamentale che è alla base proprio della straordinaria capacità di rinnovarsi, di modificarsi in continuazione da parte del nostro cervello. Ecco, la neuroplasticità è stato uno dei concetti alla base delle moderne teorie che ci hanno permesso di approcciare in una maniera completamente diversa i nostri disturbi, proprio perché il concetto di neuroplasticità fa esattamente riferimento a questo, a come l'ambiente può andare sempre comunque a plasmare, a modificare la struttura. E in questo cito soltanto un paio di lavori, uno studio bellissimo pubblicato su Current Biology nel 2011 faceva vedere molto bene come i tassisti londinesi che erano sottoposti a 2 o 3 settimane di training all'interno della metropoli londinese apprendessero appunto specificamente tutta una serie di strade che facevano parte poi della città e come questo andasse a modificare direttamente la struttura del loro ippocampo, che è questa area cerebrale neuroanatomica coinvolta nei processi della memoria e dell'apprendimento. Quindi questa fu una delle dimostrazioni, ma in realtà ne potremmo citare moltissime altre.
E questa capacità di rinnovarsi, di modificarsi delle nostre aree neuroanatomiche del nostro cervello è veramente alla base del vivere quotidiano. Vivere in certi tipi di ambienti funzionali permette ovviamente di sviluppare certi tipi di meccanismi di neuroplasticità che vanno a vantaggio del nostro sistema nervoso centrale, invece vivere in contesti caratterizzati dall'abuso, dalla trascuratezza e da tutta un'altra serie di elementi di rischio, determina invece anche a quello, grazie a quello che sappiamo oggi tramite gli studi di epigenetica, una disfunzionalità profonda e soprattutto un danno che diventa cumulativo poi nel nostro cervello e determina, entra a pieno titolo nel determinismo dei nostri disturbi. Ecco, ma dal punto di vista, come dire, della salute mentale, quindi in qualche maniera anche della cura, come si, come dire, intreccia il concetto della, diciamo, della neuroplasticità e del cambiamento del cervello con le prospettive di cura? Ovvero, è una delle cause della malattia la modificazione o può essere una delle cause della guarigione? Beh, se noi ragioniamo in termini di prevenzione, naturalmente noi dobbiamo fare di tutto, e questo ci sono ammonimenti che arrivano in continuazione dalle nostre conoscenze di neurobiologia, di neuroscienze, dobbiamo fare di tutto per migliorare il contesto della vita e far sì che attraverso una serie di misure di prevenzione, di igiene e salute pubblica si possa sempre di più andare a modificare in senso favorevole l'ambiente nel quale si vive, no? E questo è alla base, diciamo, di qualcosa che poi porta a modificare i fattori di rischio. Sappiamo che oggi la medicina di oggi è tutta fondata sui fattori di rischio, sulla possibilità di circoscrivere i fattori di rischio ed agire sui fattori protettivi, rafforzando i fattori protettivi. E questo è qualcosa che noi facciamo anche un po' dalla mattina alla sera, nel momento in cui lavoriamo come clinici, lavoriamo sul contesto, cerchiamo di modificarlo, cerchiamo di creare degli elementi di sostegno, di supporto, perché ci possa essere una situazione di pieno recupero a seguito di una disfunzionalità. Ecco, questo lo facciamo abitualmente in un setting che può essere quello ambulatoriale, il setting di ricovero. E quindi è fondamentale, è importantissimo andare ad agire in questo senso. Ovviamente però i risvolti sono molto più profondi, perché fanno poi anche riferimento alla possibilità, nel momento in cui si sono creati questi meccanismi, delle andare a interrompere dei circuiti viziosi. E questo invece ha a che fare con un intervento molto più a valle, che facendo leva sulle straordinarie capacità in termini di neuroplasticità del nostro cervello, ci consente, anche laddove si è creato un certo tipo di azione lesiva da parte di quel fattore di rischio, di quell'insieme di fattori di rischio, andare a orientare i nostri trattamenti facendo leva sulla capacità di modificarsi del nostro cervello. Certo, tutto questo richiede del tempo, che è un ingrediente preziosissimo e che è alla base, diciamo così, di tante delle nostre tipologie di intervento oggi. Ecco, io però volevo farti un'ultima domanda. Che strumenti abbiamo oggi per individuare in maniera concreta la neuroplasticità? Mi spiego. Al di là del buonsenso che dice che, però non è vero sempre, è questo, per questo che aggiungo che, quali sono gli strumenti. Se una persona vive in un ambiente, come dire, disfunzionale piuttosto che povero dal punto di vista degli stimoli psichici e affettivi, può sviluppare anche per colpa della neuroplasticità dei disturbi, perché il suo cervello si modifica in senso negativo. Però è anche vero, e sappiamo perfettamente, che questa non è una regola assoluta, perché ci sono persone che sono vissute in maniera terribile che poi sono stati premi Nobel, oppure piuttosto che so io, artisti straordinari. Voglio dire, Charlie Chaplin mi viene in mente, ha avuto un'infanzia terribile, eppure è diventato Charlie Chaplin, tanto per fare un esempio,
come dire, che molti conoscono. Ecco, ma invece, quali sono gli strumenti per capire se è successo qualcosa veramente? Ce l'abbiamo già o dobbiamo ancora scoprirli? Tradotto in altre parole, hai accennato all'ippocampo che è cambiato e dei tassisti. Noi cominciamo ad avere degli strumenti per dire qui c'è un problema. Cioè, la Ma intanto, neuroplasticità è in negativo. sì, ma intanto la neurobiologia già ci dà una serie di elementi di questo tipo e la grande altra rivoluzione che è stata quella del neuroimaging, che ci ha permesso di visualizzare per la prima volta il cervello in vivo, è esattamente quello che oggi ci permette di avere degli elementi diretti, di dimostrazione diretta. Di tutto questo, no? Quindi sicuramente oggi ne capiamo molto di più rispetto al passato. Ma per far riferimento a qualcosa di molto più spendibile che chiedevi tu, dovremmo andare a identificare le capacità di resilienza dei nostri pazienti, perché è un altro elemento fondamentale che può fornire una misurazione di quello che stiamo dicendo. E la resilienza è assolutamente unica, personalizzata in ciascuno di noi, dipende molto, per esempio, dalle capacità di riserva cognitiva che siamo stati in grado di creare nella vita di tutti i giorni. Aver vissuto in un certo modo, al di fuori di quelle che sono le patologie dello stile di vita, quindi, aver assecondato dei ritmi vi di vita abbastanza sani. Aver letto molto, essersi documentato molto nella vita, aver cercato di apprendere e noi anche in questo momento lo stiamo facendo, banalmente attraverso questa nostra chiacchierata sta modificando delle sinapsi a livello cerebrale, sta modificando il nostro cervello. Ecco, questo entra all'interno del grande concetto della riserva cognitiva, che ha molto a che fare con quelle che sono le capacità di resilienza dell'individuo. Oggi come oggi noi lo sappiamo molto bene, è aumentata l'aspettativa di vita, ma è anche aumentata l'incidenza, la prevalenza delle patologie neurodegenerative, lo sappiamo bene. Ecco, il concetto di riserva cognitiva, di adattabilità e di resilienza dell'individuo può andare veramente a spezzare una lancia a favore di questo e può darci degli elementi importantissimi su cui ragionare. Appunto, anche in senso terapeutico, no? Perché ciascuno di noi sarà diverso da questo punto di vista. Aver frequentato un certo tipo di ambiente, essere cresciuto in un ambiente disfunzionale, non necessariamente porta al disturbo. Era quello che dicevi anche tu prima, le storie, di eminenti personalità ce lo dicono chiaramente questo. Però è assolutamente unica e variabile anche la capacità di la determinazione dei singoli individui, il sapersi fare strada nella vita, avere un certo tipo di aspettative, un mondo di valori che spesso possono fare la differenza. Ecco, se noi andiamo a indagare tutti questi elementi, li troviamo profondamente diversi nelle persone, che curiamo. Nei nostri pazienti, nelle storie, di innumerevole sofferenza che abbiamo, tutti i giorni davanti. Ecco, e questo penso che sia un elemento importantissimo, andare sempre comunque a ricercare appunto quanto variabile sia questo aspetto. Quindi, da una parte l'elemento, diciamo, neurobiologico e le tecniche, diciamo, più specifiche che oggi come oggi ci aiutano moltissimo da questo punto di vista e fanno riferimento a come strutture cerebrali possano essere più o meno in sofferenza rispetto ad altre, e dall'altra, però, le nostre capacità cliniche, l'intuito clinico che deve andare a cogliere questi elementi, come quello della resilienza. Ecco, non ci dimentichiamo che l'uomo è sopravvissuto nei secoli proprio grazie alla sua grande capacità adattativa, che significa anche il senso della sua grande storia, la capacità di narrazione. Questi sono tutti elementi che a pieno titolo modificano non solo le sinapsi, ma hanno a che fare proprio col concetto della resilienza di cui parlavo. Sì, io credo, mi viene da dire che in realtà andare a scoprire dal punto di vista, come dire, dell'osservazione neuroscientifica, che cosa provoca in positivo la resilienza, credo che sia un qualcosa che al di là del fatto che probabilmente proprio per la sua soggettività non genera una medicina per fare la resilienza, però perché penso che sia molto difficile trovare una medicina di tal tipo, Certo. però probabilmente può essere un ex iuvantibus per capire quali sono i meccanismi di comportamento e diciamo, e gli stili di vita che
che possono realmente favorire un maggiore equilibrio. Nessuno è sano, ma si può essere più o meno equilibrati. E molto probabilmente dire, guarda che il cervello è cambiato se tu ti comporti in questa maniera, può essere un aiuto, un rafforzativo della nostra cura, non trovi? Certamente, certamente, la misura dell'equilibrio, che poi è quella che è stata sempre professata dalla notte dei tempi, che oggi trova, come dicevamo, anche un riscontro in questo senso. Io penso che in futuro le misure ancora più raffinate di neuroimaging, che ci permettono, non so, di calcolare già oggi lo spessore corticale, la connettività a riposo del nostro cervello, faccio riferimento soltanto a due degli indici che utilizziamo spesso all'interno delle nostre tecniche, ci permetteranno sempre di più di fornire elementi in questo senso. E quindi una misurazione indiretta, non so se alludevi proprio a questo, della resilienza, della Sì, capacità di una resilienza. misura indiretta di resilienza, ma anche un riconoscere tangibilmente che certe cose accadono. Cioè, io dico sempre: noi abbiamo il nostro povero corpo e basta. E noi quindi la resilienza risiede comunque nel nostro corpo e non nell'anima. E quindi, come tale, se noi riusciamo a dimostrare che c'è qualcosa che veramente funziona, forse può essere, come dire, un rafforzativo anche nei confronti dei nostri pazienti per spingerli verso certi comportamenti che è dimostrato modificano in positivo e non solo in negativo la nostra Sì, struttura cerebrale, no? stai facendo riferimento a un driver importantissimo che è quello dell'insight. Cioè, sappiamo bene quanto Certo. l'insight, quanto la consapevolezza sia assolutamente molto spesso assente, mancante nei nostri, tanti dei nostri disturbi. Ecco, questi sono tutti driver specifici che portano ad aumentare i livelli di insight. E questo non può che correlarsi al buon senso, alla misura del maggiore equilibrio e quindi a una maggiore resilienza. Sì, certo, concludendo, l'insight è la base di qualunque benessere in psichiatria, cioè l'avere coscienza di sé e anche al limite coscienza delle proprie pochezze e dei propri difetti è il primo passo verso il conviverci, quantomeno, se proprio non si possono eliminare. Già il conviverci è un enorme passo avanti rispetto al subire le cose. Come se fossimo dei funghi che nasciamo senza, come dire, poverini, cresciamo, poi ci spappoliamo perché è finita la stagione. Noi siamo degli esseri umani che hanno una complessità con cui probabilmente si deve prima di tutto imparare a convivere. Non solo, Francesco, ma aggiungo proprio per chiudere, siamo in Sì. chiusura, che gli esseri umani fanno qualcosa di assolutamente straordinario, che è esattamente in controtendenza con quello che avviene nel nostro universo. Perché nell'universo, se tu ci pensi, tutto aumenta, cioè evolve verso un aumento dei livelli di disordine, no? Certo. L'aumento dell'entropia, no? Questo è il secondo principio della termodinamica, ce lo dice bene. Gli esseri umani vanno esattamente in controtendenza, cioè aumentano, cercano di aumentare lentamente, faticosamente nella loro esistenza i livelli di ordine, a partire da tutti i livelli interni, ovviamente, disordinano abbastanza l'ambiente per riuscire a fare tutto questo, però se ci pensi siamo straordinari anche da questo punto di vista e unici, perché facciamo qualcosa di esattamente contrario a quelle che sono le leggi universali che invece vanno verso un'altra tendenza. Finché riusciamo a fare tutto questo, perché poi sappiamo tutti che la nostra esistenza, ahimè, è molto limitata. William Shakespeare diceva esattamente limitata proprio nello spazio e nel tempo di un sogno. Certo. Grazie, grazie Gianluca, alla prossima. Grazie a te.